all'utilizzo delle nuove tecnologie. Ora è vero che voi mi direte tra un po' di anni anche noi saremo anziani e quindi magari abbiamo una maggiore manualità, però poi dobbiamo anche tenere presente che con l'invecchiamento è vero che adesso si sta facendo molto cercando di incentivare l'attività degli anziani e vorrei cercare di fare ancora di più, però dobbiamo anche tenere presente che poi in realtà l'anziano, soprattutto l'anziano che invecchia male, è meno reattivo e quindi bisogna stare molto attenti a quello che si propone. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. Beh, direi che il punto di vista dell'end user è importante. A questo punto inviterei Monsieur Simeonov che di darvi il... Abbiamo parlato di quello che molto dell'Italia, vediamo che cosa succede anche da noi in Francia e quali sono, se i problemi sono gli stessi o se è quello è l'approccio che viene portato avanti in Francia. Merci, merci. Good morning everybody. First of all, I will apologize you for my speak because I'm not able to speak Italian, so I will make my presentation in English. This morning I will present you a French experimentation for innovation and gerontechnology focused on autonomy and focused on health at home. What we have did these last years in France to serve these topics. So, a brief introduction, and after I will present the societal commitment in France made by the government, the French sugar economy, after the CNR Santé experimentation, and I will give you a few propositions for concrete experimentations, and I hope collaborations between us. First of all, an introduction. We live a specific moment because every year life gives us more years, but our challenge, our real challenge, is to give life to these years. So we find everybody in all our activities new uses for better aging, new things to do to help elderly, but can we do better? Have we the solutions? We have many questions to answer. So, for the 3 points, the French initiative is based on, first of all, a channel built by the French government to serve, help and develop our companies in health. To do that, we have built a national center to animate and to reference products and services around this autonomy prevention and health at home. But first of all, I would like to focus on the field because Tavola Rotonda is around technologies and services for health, but what technologies and what services. So in France we focus on 4 fields. The little picture, first of all the projects we do is focused on the elderly, on the old person, on around his or her fragility. It's the blue person on the picture. But not only, we have also to take attention to the caregivers, the people who help the elderly, of course, in Alzheimer's disease prevention and support, and it's very important in our field of activity. Just behind, you see a map of the room. The room is a very important field of activity of gerontechnology with domotic and also. The town in grey is symbolic for the home. It's different from the room, and the home is a very important field of development of activity in the silver economy for us. But the room is also the house where they are living, or the institution. And behind, we have not to forget the district, the town, the transport, all the things that an elderly can have to use or find outside the institution or his or her home.
The in 1913 last year, the French government has decided to build this industrial channel specifically on health at home and of course for autonomy prevention. To support that, we have built a specific contract, an industrial contract with the government for all this industry. My company was one of the organizers of this definition. We have defined the way to help, the way to develop this sector, the way to help our companies to grow around six axes. You will have these axes on the screen. And it's very important because we tried to support all the thematics important and needed to develop this activity in our country. But I would like to focalize a few seconds on the scope of the silver economy. It's important to have a good vision of the perimeter. The silver economy is very vast and very heterogeneous because you will find inside all the topics around medicine, all the topics around prevention, support, diseases, handicap, and also. So it's very important to focus on a way of product without stigmatization for elderly and in a logic of design for all. That's two ways we are driving the silver economy in France. Finally, for this point, the silver economy is a contract. If you are a company and you want to work on these topics in France, you sign this contract, you will respect a few rules for the government, and so the government will bring you some way of develop by a contract with state establishments or hospital, and it's a win-win contract between the French companies who decided to go in the silver economy and the government who decided to grow the French companies. To make it possible, we have created a specific center, national specific center. It's what we call the CNR Santé, based for the headquarters in Nice, just near our region. So the National Reference Center of Health at Home and Autonomy has many activities to do, to animate, to promote, to organize this field of market. But I will focus only on two of them because it's interesting for today's October meeting. First of all, the National Reference Center is a national innovation network. If you are an actor, user of or provider of silver economy, it's very important to integrate these networks. We have built two kinds of centers of for the activity on our territory. 12 expertise centers with a real expertise. For example, in Toulouse, we have a real expertise in Alzheimer's disease and all what we do to try to make it better. And it's very difficult to have a global approach for all the country. So we have built two what we call the relay center, who are some points in the territory who can work on collaborative project and try to merge the competencies of all the actors on the territory. We have the chance in the region of Nice to have the CEDU Santé, the innovative center for uses in health at home and autonomy. If you are interested with this center, because in this center you can test your products and your service with a real scope of patients, I can present it to you after. The second
activity of the CNR Santé, very important for today, is to define, to analyze and to reference what products and what services are interested in the silver economy. So, in France, all the products, all the services, what we call the solutions, all the solutions in autonomy and health at home are referenced on a big database, but of course labelized by the CNR Santé. But what are the way to build to bring new products or services? Perhaps in this room some of you say, ah, it's interesting for me perhaps to be referenced in France. So we have a focus and a field of activity around these six axes. First of all, the elderly, what we can propose to an elderly for only on him or inside him. Then what we call, what we can offer for the bedroom, what we can offer at home and in institution, and of course outside in the district. So we have referenced a few thematics. And our analysis in the National Reference Center, it's an objective result, because we use the HQA, the High Quality for Autonomy. It's a reference, a rule defined in France for the products and services. This label is based on 16 criteria. You have the 16 outside the map, and inside a few indicators, and all these indicators are analyzed, and we can watch, test, and verify that the product is really serving each of points. An example is the product or the services you have built will be easily accepted by an elderly. It's a very important point. We have 17 criteria to define this accessibility. Not only touching accessibility, but all the kind of accessibility for the elderly. And on the left side, you have an example of result of the referencement. To conclude, to finish my presentation, I would like to say to you that we can do it lonely, or for all the project. It's important for us and for you to create new experimentations and to create collaborative projects, and I hope perhaps between us. I would like to propose you a little list of projects that we have in the south of France, just near here, and we are looking for develop this kind of activities, and perhaps with your hospitals, your companies, or only your competencies. And I think that in our territories and in Europe, we can do better, and trying to give more life for a better life to this New Year's for us. Thank you. Thank you very much, Monsieur Simeonov. It's an interesting picture of the French tradition and the model that is very interesting. And I switch Italian. E introduco adesso il collega ingegner Calci, coordinatore del progetto Alba Pace, che ovviamente adesso ci presenterà un'altra tipologia di iniziativa, modello, e penso che sia interessante mettere a raffronto quello che è stato presentato prima con quello che ci presenterà l'ingegner Calci adesso. Grazie. Io vi presento, vi introduco adesso due progetti di cui sono coordinatore. Vi introdurrò due progetti di cui sono coordinatore. Il primo è al nome Alba Pace, che è l'unione di due parole, Alba
dal Bissola, noi al Bissola è un paese qui vicino a Savona, e pace perché si tratta della trasformazione di un antico convento, no? Il convento della pace che si trova in periferia di Bissola, circa un chilometro di distanza dal mare, si vedono le diapositive. E questo complesso, che è un complesso monastico che risale al 1500 con poi con successivi sviluppi, è in fase di dismissione, no, da parte dell'ordine religioso che adesso lo detiene, e quindi il progetto di fatto consiste nella trasformazione di questo complesso in una RSA che prevede 90 ospiti, no? E poi 50 appartamenti per persone che fondamentalmente autonome, che però si troveranno ad avere in prossimità, no? Un RSA, quindi potendo ad accedere a tutti i servizi, no? Di assistenza, di accoglienza, di servizi che possiamo immaginare. Ecco, questo modello non è un modello assolutamente, un modello innovativo, no? Ma già sperimentato sia in Italia che anche all'estero, so che in Francia ci sono varie esperienze di questo tipo. Quindi da una parte l'RSA vera e propria e dall'altra parte degli spazi in cui gli ospiti, in cui gli utenti vivono in casa propria, no? Addirittura acquisendone la proprietà. E ad Albenga c'è un'esperienza simile, no, di successo, in quanto risulta che dopo la realizzazione, nel giro di 6 mesi, sono stati venduti tutti i 20 gli appartamenti che erano stati realizzati. Quindi c'è una richiesta da parte degli over 65, no, di soluzione di questo tipo. E, allora, io premetto che questo progetto è in fase di adesso di start-up, quindi diciamo, sono state consolidate e completate tutte le fasi preliminari di progettazione, no? Però dobbiamo ancora passare alla fase esecutiva, quindi ci proiettiamo, no, in tempi che sono comunque di alcuni anni. E vorremmo quindi in questa fase concepire non solo gli aspetti prettamente così strutturali e di accoglienza, ma anche quelli che saranno i servizi, e li vogliamo immaginare proiettati negli anni, nei decenni successivi, no? Quindi creare, dare la possibilità a questo luogo di diventare anche un laboratorio di sviluppo, no? Passiamo alla slide successiva, un laboratorio di sviluppo per sia non tanto nuove tecnologie, perché credo che le tecnologie non ci mancano, quanto di nuove metodologie per affiancare gli anziani, ma non solo da un punto di vista così assistenziale, ma anche un affiancamento nelle loro attività quotidiane, ludiche, culturali, e superando un po' l'idea quindi della mera assistenza, bensì approcciando più un'idea di agevolazione, no? di comfort. E per questo ci siamo rivolti appunto all'università, ai colleghi dell'università, al CNR e appunto Service, no? Che ha sviluppato un ufficio, un reparto proprio per la ricerca e sviluppo, con l'idea di approcciare questo progetto quindi sia, come dicevo prima, per così gli aspetti più canonici, sia appunto nella ricerca anche per quanto riguarda poi soluzioni energetiche, eccetera. E introduco anche brevemente, passo alla slide successiva, il passo successivo, sicuramente molto più ambizioso, però che per pura combinazione direi si stanno creando i presupposti per giungere anche alla realizzazione di questo passo, che è un senior village, chi preferisce chiamarlo bio village per evitare di utilizzare il termine senior, no? Che in qualche maniera così sembra.
Però di fatto è un villaggio su esperienze già consolidate in altri paesi, soprattutto negli Stati Uniti, e che va ad accogliere persone sopra i 65 anni, quindi offrendo servizi non qui assistenziali, ma anche quelli, ma fondamentalmente servizi così di supporto, di accoglienza, culturali, turistici, di interesse per persone diciamo in età matura. E questa circostanza si sta verificando per l'appunto proprio di nuovo ancora da Bisola, in un'area che era stata destinata all'epoca a villaggio turistico, poi per varie vicissitudini le cose si stanno modificando, le condizioni si stanno modificando, quindi l'idea di portare quest'area a un impiego al senior village è una prospettiva interessante che sta riscuotendo anche molto interesse da parte dell'autorità. E ci troveremo oltretutto qui già con una parte di queste, di questi edifici già realizzati, un campo da golf vicino, quindi una situazione estremamente così confortevole anche allettante, non solo allettante per un'utenza locale, anzi l'utenza locale ligure la vediamo quasi marginale, quanto più che altro per quelli che possono essere così, eventuali probabili interessi da parte del territorio retrostante, cioè la Piemonte, Lombardia, ma anche Nord Europa. E non è la prima iniziativa di questo tipo che si sta avviando in Italia, anche se noi quando siamo partiti pensavamo di poter essere i primi, perché c'è a Cave di Moleto, che forse qualcuno di voi saprà dov'è, un posto molto ameno nel Monferrato, che sono in uno stato più avanzato rispetto a noi nel realizzare un bio village, l'hanno chiamato, e che accoglierà anche lì meno 500-600 persone, no? In un contesto molto bello, perché Monferrato ovviamente lo conoscete, però obiettivamente quello che può offrire la Riviera Ligure, il mare, forse può essere anche un po' più allettante. No? E anche qui, di nuovo, no? L'importanza della ricerca, l'importanza di quello che non sarà soltanto il contesto così architettonico, strutturale di questi luoghi, no? Ma anche i servizi che vogliamo cercare di individuare proprio per caratterizzare, no? Questi insediamenti con qualche cosa che veramente ci permetta di dare una visione di futuro, no? di luogo in cui è stato posto così l'attenzione, no? All'anziano e alle sue necessità e alle sue prospettive. Niente, direi che a questo punto posso interrompere, se poi ovviamente ci sono delle domande. Grazie mille. E questa idea, diciamo, che c'è questo modello che ovviamente ci ha presentato, mi permette, se posso dire, diciamo, il concetto della silver economy come autonomia nella tecnologia. Cioè, l'anziano deve essere autonomo, ma circondato da tecnologie. E a questo punto chiedo al collega Niccolò Casillo, che si occupa proprio anche di queste cose, di design, e di presentarci un po' il suo punto di vista, e il punto di vista ovviamente di chi si occupa di questi aspetti di design. Grazie. Buongiorno, io sono Niccolò Casillo, dirigo il corso di laurea in design della Scuola Politecnica e guido un gruppo di lavoro e di ricerca che si occupa nello specifico dei temi legati al design e in generale all'accessibilità, alla quella che viene definita l'utenza debole o l'utenza fragile. E in particolare ci occupiamo di tutto quello quelle che sono le problematiche legate al progetto e all'invecchiamento della popolazione. Da alcuni anni si lavora in maniera particolare sul coniugare le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie, ICT in generale, robotica
in particolare è quello che è il progetto finale che deve giungere a quelli che definiamo gli end user, in questo caso gli over 65. E per questo parto subito con una riflessione legata all'esperienza personale. Io la cito spesso ai miei studenti. Io ho una madre che ha 88 anni, che vive da sola, autonoma, un po' acciaccata come tutte le persone di quell'età, e che spesso ha un rapporto un po' conflittuale, per esempio, col telefono. E la cornetta viene messa male, per cui io abito a una trentina di chilometri da lei, quindi la chiami una volta, telefono occupato, diventi matto, l'avrà messo male, è stramazzata in terra, chissà che fine ha fatto, non lo so. Quindi prendi la macchina, vai giù a vedere, ah, ma l'avevo messo, gliel'avevo appoggiato male, togliendo la polvere. Assolutamente, no? E, al che un giorno accompagno la mia mamma e dico, guarda, ho trovato un telefono cellulare di quelli belli con i tasti grandi. Dico, guarda, questo tu non vedi, però hai le dita, così con questo funziona bene. Risposta, questa è roba per vecchi, compratela tu se vuoi. Beh, questo è qualcosa che sì, ci fa sorridere, ma ci deve far riflettere. Ci deve far riflettere perché quel telefono con i tasti grandi ha tutte le potenzialità per funzionare bene, ha tutte le potenzialità per risolvere un mucchio di problemi, ha tutte le potenzialità per far star meglio l'anziano, per far vivere meglio chi di lui si preoccupa, chi gli assiste, i familiari, chi gli assiste in maniera professionale. Ma evidentemente è un progetto sbagliato. Sbagliato perché non è pensato, calibrato per il suo destinatario. Se il suo destinatario mi dice quella roba per vecchi, abbiamo sbagliato. E abbiamo sbagliato noi designer, noi progettisti. Chi ci deve mettere la tecnologia? Chi ci deve mettere il software? Quelli li ha fatti giusti. Non è un problema. Funziona l'oggetto, funziona la tecnologia. Non funziona il processo, non abbiamo pensato al destinatario, non abbiamo pensato che quel oggetto, quella soluzione deve essere accettata, accettabile e accettata, deve essere piacevole, deve in qualche modo uno deve poter dire non ne posso fare a meno, la voglio perché mi piace, in più funziona. Ma intanto deve piacere, se non piace, sì, la pasticca la mandiamo giù perché ci fa passare il mal di testa, ma non è quello che ci risolve il problema in questo caso, nella vita quotidiana di tutti i giorni. E questo, su questo approccio, noi proviamo quindi con i nostri studenti e con la nostra ricerca a mettere al centro di quello che noi dobbiamo fare la persona. Una persona che, come ben sappiamo, cambia quotidianamente. Il processo, abbiamo sentito i dati sull'invecchiamento, abbiamo visto i grafici sulla non più piramide della popolazione, perché ormai la forma geometrica è un po' differente, ma questo ci dice che giorno per giorno le necessità sono diverse. Cambiano, si evolvono, a volte in maniera traumatica, quindi bisogna essere pronti a modificazioni anche repentine, a volte spesso in maniera più graduale. Bene, le tecnologie che oggi noi possediamo e quelle che avremo tra 3-5 anni ci danno tutte le possibilità di avere prodotti, ma anche ambienti, assolutamente capaci di adattarsi alle necessità delle persone, di adattarsi al modificarsi delle necessità delle persone. E grazie proprio alle tecnologie noi lo possiamo fare in maniera economicamente sostenibile, perché questo è l'altro problema. Possiamo far tutto, ma se costa troppo è finita.
Sappiamo bene quanto i nostri sistemi di welfare siano con l'acqua alla gola. Non possiamo pensare che venga iniettato sempre denaro perché non ce n'è. È inutile. Quindi un buon progetto, una buona progettazione che sfrutti, utilizzi le potenzialità delle tecnologie e metta al centro la persona, quindi sapendo, conoscendola bene e sapendo come le sue necessità possono evolvere e quindi che accompagni la persona nel suo cambiamento, può essere il goal che noi stiamo tutti ricercando. Vi parlo di alcuni progetti che stiamo, qualcuno concludendo, altri sono in corso d'opera, proprio su questi temi. Questo è un progetto che si sta chiudendo in questi periodi, è fatto grazie a un finanziamento ottenuto dalla Regione Liguria e in cui abbiamo realizzato insieme a tutti gli altri partner che li vedete un alloggio prototipo naturalmente, ma nell'ambito di un'edificazione di edilizia che è stata appena conclusa sia Bocca d'Asta nell'ex rimessa dell'AMT, sono edifici di pregio, e noi siamo riusciti con questo progetto a dimostrare che agendo in fase di progettazione e predisponendo quello che serve in un alloggio senza che questo alloggio appaia una serie di camere d'ospedale o di struttura particolarmente piene di sensori, microcamere o altro, un alloggio normalissimo, un alloggio che la giovane coppia che sta mettendo su casa deve poter dire: io voglio quello con quelle cose lì, quindi predisposizioni inserite, integrate. Noi abbiamo la possibilità in questo alloggio, quando si vuole, di integrare le normali tecnologie che ormai vengono inserite dall'antintrusione alle piccole automazioni che ormai si mettono, il comando elettrico per gli avvolgibili piuttosto che l'elevatore di gas o di allagamento, quelle cose che sono quasi standard, possono essere integrate con un sistema di sensori che può monitorare la presenza delle persone, può monitorare la postura delle persone, può monitorare un determinato stato anche di attività delle persone che abitano nell'ambiente, può individuare immediatamente la caduta della persona, facendo scattare in automatico una serie di allarmi e così via. Come ci sono molti sistemi, la ricerca in questo campo è molto attiva. Bene, il dato interessante che noi abbiamo rilevato, e nella foto che vedete è il momento in cui stiamo testando insieme ad alcuni anziani dell'associazione Hauser, che sono molto attivi su questi aspetti, si sono prestati a stare nell'alloggio mettendosi dei sensori, e poi una fascia toracica ancora un po' grezza in fase prototipale, ma che può diventare un dispositivo indossabile e integrabile anche in un capo d'abbigliamento a livello di prodotto, e abbiamo provato a usarlo nell'ambiente, a simulare una sorta di caduta con una capacità drammaturgica di questi anziani straordinaria. Bene, morale della storia, le persone alle quali ci siamo rivolti, un campione che non possiamo definirlo sperimentale perché i numeri non sono tali da darci risultati statistici spendibili, ma è un test, una prova molto aperta, e ci dice che l'accettabilità di sistemi che non stravolgano la percezione usuale di un ambiente normale,
e due, che diano comunque alla persona un senso di maggior sicurezza, un senso di essere comunque accuditi anche a distanza, anche con le tecnologie. Bene, quindi il sistema risulta molto accettabile, e il dato interessante è che si può fare tutto questo incidendo per una quota che è fra lo 0,04 e lo 0,06% del costo di costruzione di quell'alloggio. Niente. È la differenza tra mettere maniglie da capitolato e maniglie un po' più belle, per casa, per intenderci. L'ordine di grandezza è questo. Se in fase di progettazione si pensa a mettere, banalizzo, però quelle quattro guaine in più sotto traccia e a predisporre con dei punti di rete e un minimo cablaggio, un alloggio con questo investimento e lo scostamento, se dovessimo andare a adeguare un alloggio esistente, non sarebbe molto grande, possiamo ottenere risultati di questo genere, il che è un dato interessante. Un altro progetto che stiamo concludendo proprio in questo periodo, che è quasi complementare a quello precedente, punta invece sulla realizzazione di un dispositivo indossabile che serve per monitorare tutta una serie di dati e di parametri personali per poter vedere qual è l'attività della persona, ovviamente sempre che è fondamentale monitorare il rischio di caduta e far scattare una serie di allerte e di riconoscimenti e di contatti vocali in automatico con la persona. In tutto questo, ovviamente, il nostro sforzo è quello di rendere il più possibile personalizzabile il dispositivo. Esistono già molti dispositivi indossabili, dei braccialettoni, il famoso baguette col tastottone da chiamata da schiacciare quando uno sta male, che in genere sono poco accettati. L'idea è quella di portarci verso un oggetto che, anche con la personalizzazione, ad esempio con la possibilità di inserire la foto dei figli, dei nipoti, del gatto piuttosto che di chi si vuole, renda il dispositivo molto personale e personalizzabile facilmente e quindi dia questa possibilità di andare avanti con questo uso accettabile della tecnologia. Vado veloce, questo è invece un workshop che abbiamo fatto recentemente. E quella roba che vedete lì azzurra è un robot per telepresenza che è sviluppato nell'ambito di un progetto di ricerca europeo e in particolare dai amici e colleghi del CNR di Roma per l'Italia. Ed è quello che loro stessi definiscono uno Skype con le ruote. È una roba che, per dirla alla romana, non si può guardare, perché è proprio una roba tremendissima, è questa base molto massiccia perché ha il motore alle ruote, con un'asta e poi un monitor in cima che ha questa una meccanizzazione per cui può basculare per adattarsi un po' alle altezze e in remoto io lo posso mettere in casa di chi voglio a grande distanza, faccio una videochiamata dal mio PC a casa mia e col mouse guido questa roba nella casa in cui è installata e poi posso attivare una videoconferenza con questo fatto che questo robot si muove ma è grande, poi caracolla un po', insomma. E adesso è in corso una sperimentazione, è stata molto pubblicata e propagandata anche nei giorni passati a Roma proprio, e noi dopo averne discusso molto appunto con gli amici romani abbiamo detto: ma guardate, questa roba qua se la mettiamo in casa di qualcuno la butta giù dalla finestra, portatela un po' qua a Genova, la mettiamo in aula con una sessantina di studenti e vediamo cosa salta fuori. E siamo stati 3 giorni, vedete lì le foto, a rielaborare una serie di forme, ma anche di interfacce grafiche e di possibilità d'uso di questo robot, e in quelle foto vedete che in mezzo agli studenti ci sono
sono persone un po' più attempate, perché ancora una volta abbiamo portato i possibili utilizzatori, cioè gli over 65, a chiacchierare, a lavorare insieme ai nostri studenti, a dare i loro suggerimenti. E i risultati sono stati, devo dire, interessanti. Non ve li faccio ancora vedere perché sono oggetto di quasi un segreto progettuale. Ultima cosa che si lega a questa e vado a chiudere, vi mostro una serie di lavori fatti con i nostri studenti. Quello che vedete alla vostra sinistra è il robotera del Sant'Anna di Pisa, con cui abbiamo collaborato per la parte di interfaccia fisica e grafica. Una serie di progetti fatti dai nostri studenti, alcuni sono quasi dei gadget, quelle ciabatte che vedete in alto sono ciabatte con una sorta di schermo OLED flessibile che ti danno il benvenuto quando ti svegli, te le infili e se le accosti diventano una bilancia e ti dicono quanto pesi. È una sciocchezza, è un gadget. Ma siamo, attenzione, questo è il momento strategico perché siamo con la prova costume, quindi queste sono fondamentali in questo momento. Altri progetti, vedete quello in mezzo è un device, un gioco robotico rivolto in questo caso a bambini autistici per giocare, apprendere, sperimentato con i bambini del Gaslini. E poi un cuscino sensibile dotato di sensori e di attuatori che serve per, a livello emotivo ed emozionale, un po' come può essere Parola, la foca robotica che tutti conosciamo, proprio per essere utilizzato da persone anziane. Anche questo l'abbiamo sperimentato in struttura e ha avuto un buon accoglimento. Vi mostro questi progetti che sono ovviamente e anche un po' qualcuno è un gadget, qualcuno è molto naif, ma per dirvi questo e per chiudere, noi lavoriamo molto con i nostri studenti sono giovani, si preparano a fare i designer, sono studenti il cui mito, Coverman e Philip Stark, quello che deve farlo strano per forza per aver successo. Bene, ogni qualvolta i nostri studenti proponiamo di lavorare su questi temi, la risposta è pazzesca e straordinaria. C'è una grandissima voglia di affrontare e di lavorare su questi temi da parte dei giovani. E riteniamo quindi che la ricerca, ma riportare la ricerca sulla formazione delle nuove generazioni di progettisti sia uno straordinario investimento per il futuro. Grazie. Bene, ringrazio Nicolò. Adesso ci stiamo andando verso la fine di questo, abbiamo fatto un giro, ma ci sono sicuramente delle cose che sono venute fuori molto molto interessanti. E una cosa che volevo, per concludere questa tavola rotonda, puntualizzare, sono emerse delle necessità, molte necessità dagli end user, e sono emerse anche una consapevolezza, cioè il nostro target, il target di cui abbiamo discusso, è un target molto allargato, perché si è parlato sì dell'anziano, ma si è parlato anche del contesto familiare, dei caregivers e di tutto l'ambiente che circonda un po' l'anziano, il territorio, e non solo l'ambiente familiare, ma il territorio. E allora, volevo chiedere, magari proprio un flash, vi prego di essere in due minuti, giusto, partendo di nuovo dall'ingegner Pastori, la Silver Economy, lei ha parlato proprio delle problematiche di sostenibilità dicendo in Italia ogni regione ha dei suoi parametri, la standardizzazione di piani di assistenza è una chimera, in un certo punto, parafraso un po' i concetti che aveva espresso. Però
rispetto a quello che sarà, che è stato presentato, quello che è, diciamo, la popolazione, l'evoluzione della popolazione anziana nei prossimi 5-10 anni, il vostro punto di vista di fornitori di soluzioni, perché voi siete dei fornitori di soluzioni, come sta mutando nell'ottica di quello, cioè, qua si è parlato di cambiamento delle persone, gli anziani stanno cambiando rapidamente, ma si è parlato di adattamento delle tecnologie, noi le tecnologie devono adattarsi a questi cambiamenti. In più parlerei di adattamento delle istituzioni a questi cambiamenti, che non, e questo credo che sia un problema piuttosto rilevante da affrontare. Direi che ha colpito nel segno, io ho sentito con veramente tanta ammirazione, un po' di invidia, l'intervento di Mr. Thierry Siminoff, che mi ha fatto capire come un approccio coordinato, un approccio centralizzato di un governo che lancia un programma nazionale sulla silver economy dà la possibilità di identificare delle soluzioni che, grazie a un'economia di scala, possono dare una risposta più veloce e sicuramente una risposta più economica. Io veramente lo vedrei come un sogno, il possibile, la possibilità di avere anche la presentazione della cartella clinica che la dottoressa ha fatto, bellissimo, io ne ho viste tante di cartelle cliniche, cioè, ma perché l'anziano della Liguria deve avere la cartella clinica sviluppata qui e io vengo da Milano, a Milano un'altra cartella clinica sviluppata in un... cioè, io penso che le esigenze non siano così diverse, magari l'applicazione può essere diversa. Se noi ci organizziamo e lanciamo diciamo, veramente ci focalizziamo sull'utente finale, noi troviamo fonti anche di business. Scusate se io vengo poi da un po' dal mondo dell'industria, quindi mi è rimasto un po'. Se io non genero valore nell'attività che faccio, io non posso più fare ricerca. Quindi veramente su questo noi ci abbiamo creduto e ci stiamo investendo. È una tavola rotonda molto interessante. Io mi sono segnato un sacco di spunti e vorrei poi continuare oltre. Quindi l'invito mio è: cerchiamo di fare sistema, proprio veramente, di lavorare insieme, insomma, con obiettivi comuni. Certo, e chiederei a questo punto anche l'idea di altri fornitori di servizi, in particolare di ICD, perché Polytech Med, e chiedo alla dottoressa Moshi, poi si pone come fornitore di servizi, cioè ma anche di produttori, cioè di produttori di tecnologie. E questo, cioè, qual è... sempre nell'ottica di un orizzonte a 5-10 anni, come vede lei, diciamo, l'impegno che ha Polytech Med nei prossimi anni rispetto a questa rete e a queste necessità che si stanno creando? Io vedo che, immagino che la telemedicina, il monitoraggio, diciamo, di cui si parla da tanti anni, perché sarà almeno 10 anni che si parla di telemedicina, il problema è che forse anche di più. Però ci sono tanti progetti pilota, sono rimasti lì segregati a qualche eccellenza, non sono mai stati veramente, perlomeno in Italia, utilizzati su larga scala. Io penso che Polytech Med ci crede adesso, e crediamo, Polytech Med e la mia azienda Cambio ci crediamo adesso, perché adesso, proprio a seguito della crisi economica, pensiamo che venga fatta di necessità virtù, quindi tutti i tagli che ci sono stati al sistema sanitario, la riduzione dei posti letti, devono portare a un riconoscere nella telemedicina, nel telemonitoraggio, comunque tutto ciò che porta alla deospedalizzazione, una risorsa per migliorare la vita del paziente e ridurre le spese sanitarie. Quindi penso che adesso sia veramente il momento in cui tutte le tecnologie che si sono sviluppate negli ultimi 10-15 anni, che sono rimaste molto in stand-by, sia un po' il momento in cui verranno poi veramente diffuse. Così speriamo. Grazie. E un altro flash che chiedo alla dottoressa Tassinari, perché nel suo intervento ha fatto dei warning, ha messo dei warning dicendo: guardate, il livello di reattività poi dei nostri anziani
può inficiare la nostra volontà di fare anche un buon lavoro per i nostri anziani, perché se poi facciamo, e questo in particolare è stato ripreso anche dal concetto un po' espresso da Casidu sul discorso del bad design, cioè se noi progettiamo delle cose che non sono accettate, poi queste, cioè le nostre tecnologie finiscono in un cassetto. E quindi volevo, alla luce di quanto emerso e di quello, di nuovo, quali saranno nel prossimo futuro, ma anche tra qualche anno, pensando a noi come futuri anziani, i servizi che le strutture sanitarie pubbliche, in particolare gli ospedali e quindi i centri di valutazione Alzheimer e le strutture che tu ben conosci, dovranno fornire, ma dovranno anche, come si dovranno adattare queste strutture pubbliche a questo nuovo scenario, a questi nuovi scenari, se saranno nuovi, ecco. Ma è evidente che noi dobbiamo cercare di guardare sempre verso il futuro, però intanto vorrei rispondere all'ingegner Pastori. Questa scheda UVA che ho fatto elaborare non è che io l'abbia fatta elaborare così, perché io sentivo l'esigenza e continuo a sentirne l'esigenza. Il problema è che magari molti altri non ne sentono l'esigenza, perché io non è che non mi voglia adattare a quello che fanno in Piemonte o in Lombardia, ma semplicemente io avevo bisogno di una scheda e avevo bisogno possibilmente di una scheda che fosse collegabile in rete, proprio perché volevo confrontarmi con quello che fanno gli altri. Anzi, a me piacerebbe molto poter collaborare con la Francia, con Nizza, visto che siamo molto vicini, proprio perché io ritengo che oggi come oggi sia fondamentale la rete e sia fondamentale la collaborazione, anche proprio per cercare di uniformare e cercare di dare il meglio ai nostri utenti. Fatta questa premessa, io penso che poi un altro limite che io vedo, poi scusatemi, io forse sono una persona troppo pratica, l'architetto Casidu diceva di quanto costano poco e quanto sono convenienti le case domotiche, sarà perché lui è architetto, io ho provato, anzi ho cercato di farmi una casa domotica, e vi garantisco che costa un po' di più la casa domotica, forse perché io non sono un'esperta, ma forse perché poi al di fuori di quella che è la realtà universitaria non è che si trovi l'elettricista sempre che sia pronto a cogliere quello che dice l'architetto, quello che dice l'utente, che dice io voglio questo, questo e questo. Però al di là di avere la casa domotica, io poi mi sono subito posto un interrogativo, scusate se parlo dei miei problemi personali, ma è questa la realtà italiana. Nel senso che io ho delle magnifiche telecamere, mi hanno fatto anche i complimenti per quelli dettagli che io riesco a vedere, ma proprio l'altro giorno parlavo con un ingegnere e gli ho detto ma scusa, una volta che io ho la casa monitorata e che il giardiniere mi fa saltare ogni volta che mi viene a mettere la posta sotto la porta l'antifurto, ma c'è qualche società in Italia che, come dire, segue tutte queste telecamere che abbiamo in Italia ovunque e che dovrebbero sorvegliare e che dovrebbero magari intervenire, far sì che qualcuno intervenisse prima? Perché la realtà dell'orefice che mi ha raccontato è che lui, anche lui è munito di telecamere, gli sono andati ovviamente a sfondare, come spesso succede, alla vetrina, e dopo tre giorni i vigili gli hanno detto sì, è vero, abbiamo proprio visto che gli hanno sfondato la vetrina. Questa è la realtà, nel senso che si fanno dei bellissimi progetti in Italia con delle benissime, come dire, tecnologie, poi però manca l'applicazione, nel senso che, e se c'è qui qualche società interessata vi alzo subito la mano, nel senso che poi bisognerebbe che ci fosse un servizio che mettesse anche, rendesse più fruibili tutte queste tecnologie nel momento in cui uno si crea tutto un sistema e poi allora
ci fosse cioè, questa società. Rientra nello stesso concetto del telefono con i tasti grossi, nel senso se poi non c'è chi l'applicazione che ti permette di renderlo, di utilizzarlo in quindi modo efficace. È evidente che noi dobbiamo cercare di cambiare la mentalità anche delle persone che ci stanno vicino, ma secondo me bisogna cercare di creare questo collegamento che è molto importante tra chi elabora dei progetti bellissimi e poi però chi li utilizza, ma manca questo trade union e allora poi le cose bellissime secondo me perdono valore. Perfetto. Sì, certo. Questo del diciamo, monitoraggio della telecamera si lega tantissimo anche al monitoraggio dei parametri vitali, che adesso stanno diciamo, pullulando tutti i sistemi di monitoraggio dei parametri vitali, che però il paziente non se ne fa niente se è lui il cliente che compra l'oggetto, quindi deve essere un servizio che va fornito insieme a chi fa sanità, quindi agli operatori della sanità, allora poi si può offrire. Quindi è veramente un discorso che va fatto insieme. Assolutamente sì, perché è ovvio che in particolare il futuro dei sistemi wearable, cioè dei sistemi indossabili, è evidente che sta comportando già un cambiamento strutturale molto forte nelle aziende sanitarie, perché quando si deve fare assistenza domiciliare si può adesso con dei costi notevoli si potrebbe intervenire sicuramente in modo radicale dicendo ok, l'assistenza è una teleassistenza domiciliare con una parte a domicilio, però di nuovo il grado di accettazione è importante. Prima di concludere, e l'ultima parola che la vorrei dare come ultimo al nostro ospite francese, volevo chiedere, e non me ne voglia il mio collega perché ci abbiamo il problema, volevo chiedere il punto di vista di chi ha proposto come volete. I can switch it in French or English as you like. Volevo chiedere all'ingegner Calci di dare di nuovo il suo punto di vista dal punto di vista della ok, avete presentato un progetto interessante di tipo di costruzione di ipotesi di realizzare un senior village, che ovviamente è un'esperienza che esiste da tanti anni, però qual è l'impatto che ha sul territorio in particolare e l'accettazione che c'è a livello territoriale di Calvisola, ma anche il collegamento che si dovrà, tutte le problematiche che si dovranno essere di collegamento con le strutture sanitarie competenti, cioè quanto sarà integrabile e integrato un senior village in una realtà come quella di un paese rivierasco come Albisola. Bene, allora faccio notare che noi partiamo con il progetto Albapace, che è un RSA che avrà già una sua autonomia dal punto di vista dell'assistenza, per cui il secondo passo, che è il senior village, vede il progetto, il complesso Albapace un po' come il secondo passo per gli ospiti eventualmente del senior village in età più avanzata. Quindi credo che fondamentalmente la soluzione verrà vista nell'abbinamento, no, del senior village con eventualmente l'RSA successivamente. E dal punto di vista dell'accettazione a livello locale, le reazioni ovviamente sono state molto positive, perché in un senior village si vede prima di tutto anche un'opportunità economica, un'opportunità di lavoro, no? Per una situazione come quella ligure che sicuramente non offre molte possibilità, e abbinato oltretutto all'RSA, quindi si parla comunque di un'entità di un numero anche superiore alle 100 unità dal punto di vista professionale. E poi si vede anche che la soluzione senior, no, è tutto sommato, almeno per gli albisolesi, più gradita di una soluzione junior, no, dove magari ci sono discoteche locali. Quindi la silver economy funziona? La silver economy tutto sommato viene accettata forse con meno sospetto rispetto a,
non siamo la Riviera Romagnola, ma questo vuol dire che noi ci aspettiamo un futuro di baldi vecchietti che gireranno autonomamente nella nostra riviera. È probabile. Just to conclude the panel, the table ronde with our colleague, French colleague, you present a model that was very interesting, but with respect to the presentation that you heard here, and what do you feel about the possibility of the networking and the realization of common projects in 2, 3, 5 years in order to realize some of the key points that you stressed about the model, for example, the idea of taking care of caregivers, that is very important, and to produce service for caregivers, not only for the aging people. Please. Okay. We now we can. I totally agree with what my colleague said a few minutes before, because we have all the technologies we need to make a good prevention, to all the domotic to survey. One of our big problems in France is to offer a service to elderly, not only technology. And you ask me for... It's a common problem. Yes, it's a dramatic common problem. You ask me for the networking. We can see that since 2 or 3 years, the networking has permitted many companies to increase their quality of products, but not to sell more products, because there's a real border between the products and the selling and the buyers for this product. So we are entered in the time of imagination of new services and of the structuration of products for a better service. And we have the chance that day after day we can see new uses. We see that to help an elderly with Alzheimer's disease, so we can make prevention, we can make observance, but if we are able to capture a few information from a kind of captors or statistics inside the room of the cameras and all the information we need, we can imagine new services, and we can give more impact for the technology to survey and to help the elderly, and to give this time to the caregivers. It's very important, because in France we notice that the time for the caregivers to talk, to speak with the elderly when they come to help them, it's too little, and we have to help them to have time, and we think that technology can help them. So, to answer to your question, we enter in the way of the services, and the silver economy is here for the structuration of the offer, because you have all the technology you want, I said, but you have not the good offer that we want in France. So one way to help the companies to sell their products to the good buyers and with the good service is to organize it, to reference the good products with
a specific way and the high quality for autonomy, by example, and then you are sure that the main part of the products you are integrated in your services are adapted to the population you see. Perfect. It's one of the way we should. Perfect. Io chiuderei qua la sessione, anche perché mi fanno segno che il caffè vi sta aspettando. Ringrazio tutti i relatori e i partecipanti e spero che tutte le informazioni siano fruttuose, molto fruttuose per fare questo networking. Grazie.